Allora, mister, una partita cominciata un po' in salita per voi, in quanto il Catania ha messo subito in rete al secondo minuto al gol. Poi c'è stato un buon Parma per tutto il primo tempo. Cosa è successo secondo lei nel secondo? È stato più bravo il Catania? No, insomma, non è che nel secondo il Catania poi avesse fatto chissà che cosa. Noi ci abbiamo provato a recuperare il risultato sempre, è chiaro che poi dopo, andando in 10, questo ha ulteriormente complicato la cosa e quindi poi ci ha messo nelle condizioni peggiori. Però lui a partire dopo un minuto con un gol concesso così con troppa facilità dà la dimostrazione di una squadra che oggi è mancata dal punto di vista della cattiveria necessaria sia in fase difensiva che in fase offensiva, proprio nella voglia di notare su ogni singola palla, cosa che invece a mio parere ha fatto il Catania, pur non giocando, facendo fare la partita probabilmente a noi, però essendo molto bravo in questo, e quindi questo poi ha concesso loro di poterla vincere la partita. Quindi noi abbiamo fatto tesoro di questo, capire in fretta che non si può prescindere da questo tipo di atteggiamento, perché ci sono delle qualità importanti, però oltre alle qualità ci vuole anche quella determinazione che è fondamentale. Il bisogno dell'espulsione è venuto così davanti a te, lo vuoi descrivere? No, non ho visto, se non adesso non mi sono reso nemmeno conto, ho visto le sue immagini e mi sembra indubbiamente che lui abbia messo un po' la mano sulla testa dell'avversario, però non mi sembrava di essere ammazzato, insomma. E quindi forse era già stato un po', come dire, troppo ligio la regola in questo senso, però sono ingenuità che non possiamo concederci, lo dobbiamo commettere, perché questo ha compromesso una partita che era sull'1-0 e ancora si poteva recuperare. E questo è veramente un peccato, un errore che è abbastanza imperdonabile e che ci deve servire, insomma. Senti, a lunghi tratti il primo tempo, parte anche nel secondo, il Parma ha avuto un netto predominio territoriale, sembra di Cicorna. Però di occasioni limpide per andare in rete non ce ne sono state. No, siamo mancati un po' lì in questa convinzione. Ci sono stati anche dei presupposti importanti, però a volte poi ci siamo limitati a tirare da 25-30 metri, poi quando siamo a 10-15 metri dalla porta invece vogliamo entrarci con la palla al piede. E quindi a volte bisogna giocare anche un po' più sporco, tra virgolette, e avere questa capacità di andare anche sui rimbalzi, sui rimpalli, e invece noi qui siamo arrivati sempre un po' dopo. Questo è stato un po' il nostro limite, oltre ad essere nel primo tempo probabilmente con i due attaccanti un po' troppo in orizzontale e poco in verticale, questo non concedeva la possibilità della profondità perché chiaramente agevolava il compito dei difensori. Questo ho cercato di spiegarlo per il primo secondo tempo, ho cercato di farlo nel secondo, ma poi dopo le circostanze ci hanno condizionato. Mister, non abbiamo visto oggi il miglior Catania, diciamo, perché magari non abbiamo visto un po' di senso. Però comunque ha visto un Parma molto, che ha avuto molto buon gioco lungo le fasce, ma che al momento di finalizzare per i due centrali è mancato. È una carenza intrinseca dei suoi attaccanti? Beh, oppure c'è anche un merito del rapporto? È una difficoltà che oggi abbiamo un po' avuto, un po' per merito nostro, molto per paura anche dei difensori del Catania, un po' quello che dicevo prima, quindi non voglio ripetermi. È chiaro che quando si trova questo tipo di difficoltà a volte ci si deve andare anche un po' di più con i rimpalli, con le palle sporche, come dicevo poc'anzi, e saldare a lottarsi su ogni circostanza, ogni centimetro, soprattutto quando si è ridosso dall'area di rigore, questo noi siamo un po' mancati oggi. Secondo lei vuole essere invece il giocatore del Catania che ha deciso, che le ha dato più fastidio in termini tattici e che alla fine ha deciso l'incontro? Beh, direi che Gomez e Bergessi sono stati determinati. Lo reputi un passo indietro dal punto di vista della prestazione rispetto alle partite col Milan o col Genoa? No, direi che come tema di gioco siamo stati quelli ancora. Oggi mi hanno convinto, mi hanno determinato, mi hanno deciso, questo sicuramente sì, e quindi è una cosa che mi fa particolarmente rabbia, mi dà fastidio perché è da tutta la settimana che un po' si
predicava questo e non siamo stati capaci a tradurlo dalle parole ai fatti, e probabilmente non sono stato così bravo nemmeno io nel farmi capire. Ora sicuramente lo farò meglio. Che idea si è fatto, mister, di questo strano campionato, comunque, che sembra livellato verso il basso? Questo lo abbiamo detto. Adesso anche voi siete comunque stati risucchiati un po' nella zona retrocessione. Secondo lei in questo momento la classifica rispecchia i reali valori delle squadre? Assolutamente sì, perché credo che alla fine il campo ti dà quello che in grosso modo è giusto, quindi è un campionato molto equilibrato. Lascio dire a voi se sia verso il basso, livellato verso il basso o meno, però è un campionato dove c'è un grande equilibrio e i dettagli fanno veramente la differenza, e questi dettagli, come la determinazione feroce, oggi l'hanno fatta tra Catania e Parma, per cui non bisogna fare arrivare a nulla. Senti, settimana hai detto che a Movi si era allenato molto bene, oggi però passa abbastanza pesante sulle gambe, abbastanza indietro, probabilmente non ancora recuperato. Trovare le condizioni migliori, di trovare veramente la freschezza che solo il lavoro gli potrà consentire di ottenere, quindi lui sa che deve lavorare molto, così come sanno che devono lavorare tutti gli altri suoi compagni, quindi il fatto che lui stia giocando con regolarità è proprio per dargli anche questa opportunità in più, quindi io mi auguro quanto prima di tornare a vedere la Mauri che per noi può fare la differenza. Mister, volevo sapere come aveva preparato la partita, visto che credo che un gol dopo due minuti l'abbia un po' modificato, come immaginavo invece come poi l'ha vista evolvere. No, credo che poi il gol dopo un minuto abbia modificato soprattutto l'atteggiamento del Catania, soprattutto quello, perché è chiaro che quando sei in vantaggio poi un attimino modifichi quello che probabilmente è il tuo atteggiamento iniziale. Quindi è difficile poterlo dire, noi abbiamo cercato sempre di passare attraverso il gioco, cercando di costruire e avendo parecchio in mano la palla nel primo tempo soprattutto, ma è chiaro che oltre ad avere un possesso di palla, cercare di aggirare, bisogna poi anche cercare di finalizzare, per finalizzare bisogna andarci dentro l'area con più convinzione. Mi si aspettava un Catania tutto positivo? No, mi aspettavo. Mi aspetto dalla mia squadra un certo tipo di ragionamento, poi l'avversario giusto provarsi di allenatore. Mister, una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte, si sente un po' a rischio? Possibile. Caso aperto. Domanda, risponderei, così risolviamo. Se fa la domanda ci fa la risposta, così siamo a posto. Grazie. Okay. Grazie, mister.